in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, yeah. Ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, yeah. Ooh, I'd leave. Ciao a tutti, ci troviamo all'interno della Basilica di Santa Croce, la basilica conosciuta in tutto il mondo come il Pantheon delle Umane Glorie, cantata dal Foscolo, le cui spoglie sono conservate dentro questa basilica. Ci troviamo di fronte alla statua, alla allegoria della libertà, libertà della poesia, libertà dell'arte, tant'è che vedete che rompe le catene che sostiene nella sua mano destra e nella sua mano sinistra ha una ghirlanda di alloro. È una statua molto importante, una statua molto curiosa che si lega al tema della libertà che abbiamo trattato nella settimana, perché sicuramente per molti storici è legata alla più famosa statua della libertà di New York. Infatti lo scultore Pio Fedi aveva realizzato già degli schizzi e un bozzetto in gesso nel 1872, e sia gli schizzi che il bozzetto erano veicolati negli ambienti artistici del tempo. Secondo molti, e ne parlavamo insieme ad Alberto Desideri, che mi confermava che nel catalogo Toscana USA si parla della forse presenza di Bartoldi, e comunque viene il fatto che lui avesse visto questo archetipo che gli è servito per la realizzazione della Lady Liberty, della statua della libertà che con la fiaccola illumina la baia di New York. Give